Adesso però ci trasferiamo perché, lo abbiamo detto, cambiamento climatico, prima avete visto anche la grandine, ci sono molte specie, quante volte l'avete sentito, quelle aliene che arrivano, molte vanno fuori, molte arrivano proprio da noi, dall'Australia, dal Giappone, dalla Polinesia. Guardate qui che cosa abbiamo, bellissimo mare con i coralli e guardate un po' il pesce palla, il granchio blu, i coralli, abbiamo le meduse e parliamo di una vera e propria invasione di specie che prima non avevamo, che non conoscevamo, il gambero addirittura killer, il pesce, questo è lionfish. E allora che cosa sta accadendo? Francesco Pedretti, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Che da una parte è bellissimo perché guardate che bello tutto questo abbiamo, dall'altra però sta cambiando l'ecosistema. Sta cambiando l'ecosistema e questo è il pesce leone. Chi va al mare l'estate, anche nelle nostre zone, faccia attenzione a questo pesce coloratissimo, bellissimo, con queste lunghe pinne e soprattutto con delle spine velenose, perché questa è una specie che sta invadendo le nostre acque. Favorito dal riscaldamento del Mediterraneo, questa specie tropicale si trova bene da noi. Guardate che bello, allora, mentre gira il corallo, ringraziamo ancora Tamara, guardate, ma ci pensa la notte, guardate come l'ha costruito bene, girando, guardate che cosa abbiamo qui, una stella marina. E uno dice che belle le stelle marine, sono stupende, ma sono anche di vario tipi, perché ce ne sono anche quelle più grandi. Allora, ci colleghiamo con Paolo Galli, ecologo marino dell'Università Bicocca di Milano, grazie per essere con noi, perché è appena tornato dagli Emirati Arabi per un progetto di ricerca proprio sulle stelle marine. Le dobbiamo chiamare, mi dispiace per loro, assassine, anche se poi non sono assassine perché quelle stanno lì, è anche poi il loro posto, è il fatto che siamo stati noi a modificare, a surriscaldare. Che cosa sta accadendo in quel caso specifico e che cosa avete riscontrato voi, professore? In questi giorni negli Emirati Arabi c'è una grande esplosione di acantaster, queste stelle marine che hanno questa peculiarità di mangiarsi i coralli, e noi non sappiamo bene cosa succede in questo ambiente, sappiamo che ogni tanto esplodono di numero, come se fossero le cavallette del deserto, no? Come se fosse qualcosa di veramente pericoloso e dannoso, e pensate che in un anno riescono a mangiare in quantità di coralli, perché si nutrono di coralli, pari ad un campo di calcio. Okay? Quindi sono in grado di vivere a densità di 1500 per ogni 100 metri quadrati. Professore, scusi, ma mentre sta parlando, no, c'erano quelle bellissime immagini che stiamo vedendo, ma sembrano quasi dei ricci, sono stelle marine, però hanno gli aculei come ricci. Allora, sembrano dei ricci perché le stelle marine sono imparentate con i ricci. A zoologia, per divertirsi, uno dice: se uno soffia una stella marina, soffia nella bocca della stella marina, si gonfia e diventa praticamente un riccio. E queste stelle marine hanno questa particolarità di essere praticamente quasi immortali. Se uno le tocca, loro si frammentano e ogni frammento genera una nuova stella marina. Se vengono stimolate, se vengono toccate, queste stelle marine sono in grado di produrre tantissimi gameti, quindi sono in grado di produrre tantissime nuove stelle marine, quindi sono praticamente quasi indistruttibili. Allora, che cosa state facendo in questa immagine? Cosa state facendo? Perché questo fa parte del vostro studio, quindi del vostro progetto, le avete prese, le state esaminando, le state misurando anche? Sì, questo è un lavoro di squadra, c'è la Carpaccio University, l'Università di Milano Bicocca, il CNR, e cosa stiamo cercando di fare? Stiamo cercando di prendere dei campioni di queste stelle marine per capire quali sono a livello molecolare i meccanismi che le fanno esplodere. Nessuno ha ancora capito perché ogni tanto esplodono di numero, alcuni dicono forse riguarda la qualità dell'acqua, ma nessuno l'ha dimostrato, e quindi quello che vogliamo fare con le tecniche più avanzate possibili di ecologia molecolare, andare a capire quali sono i meccanismi che portano queste stelle marine ad esplodere di numero a volte, come succede nelle cavallette del deserto. Ah, adesso ritorno da lei. Francesco Pedretti, abbiamo parlato adesso delle stelle marine. Uh-huh. Lì cosa dice? Una rete, perché la natura ha previsto una rete. Dentro alla rete ci sono tutti quanti i meccanismi di controllo di una popolazione di animali, che sono i parassiti, i competitori, le malattie, i predatori. Quando una specie aliena arriva da noi, esce da questa rete, non ha più questi meccanismi di controllo e dilaga. Lo fa l'ibis sacro, che sta diventando una specie comunissima anche nella nostra Valpadana, lo fa il granchio blu
della zona del Delta del Po, lo fanno tanti pesci delle acque interne. E bisogna aspettare che la natura riformi una rete e ci li rimetta dentro. Ha bisogno di un po' di tempo la natura. Ecco, diciamo che la natura ha bisogno di quel tempo di cui stai parlando, ma allo stesso tempo credo che anche l'uomo debba far qualcosa, nel senso che se abbiamo sbagliato fino in questi anni, stiamo facendo ovviamente qualcosina, poco, perché purtroppo con quello che sta accadendo lo vediamo, tutto il lavoro svolto ci ha fatto fare dei passi indietro. Quindi qual è il consiglio? Allora, il consiglio anche è questo. Anche perché a livello, io penso, anche a livello economico proprio, comunque tutto questo incide. Questa è una specie che ha un impatto devastante. Il granchio blu sta distruggendo un'economia che è quella della pesca delle vongole, che regge in piedi ma tantissime famiglie. Allora, teniamo presente, noi abbiamo bisogno di interventi spot mirati, fatti bene, razionali, per controllare il numero di questi invasori. Però dobbiamo anche mantenere l'ambiente nelle condizioni migliori di biodiversità e di qualità, per cui si possa riformare questa rete e chiuderla di nuovo intorno a questi invasori. Succede, c'è bisogno di qualche tempo. Intanto agiamo. Paolo Galli, torno da lei, perché il corallo è meraviglioso, però quando pensiamo ai coralli noi li associamo solamente ad una cosa, a quando facciamo le vacanze, quando facciamo snorkeling, quando facciamo le immersioni. In realtà il corallo è fondamentale per la flora e la fauna di chi vive in acqua, giusto? Sì, il coralli, le barriere coralline di tutto il mondo sono fondamentali perché sono la base della biodiversità, sono fondamentali per le catene alimentari e sono la barriera che protegge tutte le persone che vivono in prossimità delle coste. Sono fondamentali e purtroppo in questi giorni è in atto un evento di bleaching, la temperatura dell'acqua è aumentata notevolmente e tutti i coralli stanno morendo e purtroppo in questo momento, ad esempio alle Maldive, dove abbiamo questo centro di ricerca, abbiamo osservato lo sbiancamento completo dei coralli, la morte completa dei coralli. Ecco, nel nostro territorio, in Italia, perché spesso molto sentiamo dire ma da noi non ci sono i coralli, invece no, ci sono i coralli. Da noi ci sono i coralli, sono diversi rispetto ai coralli che si trovano nelle barriere coralline tropicali. Ci sono dei coralli che, a differenza dei coralli che vivono alle Maldive, non vivono in simbiosi con delle alghe, che sono quelle che poi permettono di far crescere notevolmente le barriere coralline. Ma i coralli ci sono anche da noi e, benché non siano in grado di fare queste strutture così grandi, sono fondamentali e purtroppo abbiamo visto che anche da noi in Mediterraneo ci sono dei grandi fenomeni di stress che mettono a rischio la nostra biodiversità in termini di coralli. Nei vari fogli che mi hanno dato i miei autori, quando noi ovviamente studiamo i pezzi che facciamo, leggevo anche tutta una ricerca che state facendo sulle mangrovie, sul lavoro delle mangrovie. Perché sono così importanti? Ecco, perché se i coralli proteggono le isole dal mare, dalla forza del mare, le mangrovie, che sono queste foreste, sono queste piante che crescono con le radici ancorate nel mare, proteggono dalla forza degli uragani. Quindi sono due barriere naturali, sono due servizi ecosistemici che sono fondamentali per la sopravvivenza della vita delle persone che vivono in prossimità della costa. Grazie Paolo Galli, grazie per essere stato con noi. Adesso dal mare, da qui però, pensiamo all'alto, perché prima Daniela aveva detto uno dei prodotti nobili del nostro territorio, l'olio extravergine d'oliva. Prima però di dare la linea a Daniela, mi è venuta in mente questa cosa, ma rischiamo anche con gli ulivi, cioè ci potrebbe essere anche qualche forma aliena che potrebbe distruggere o comunque compromettere la produzione dell'olio extravergine d'oliva? Mica di no, vedrete. Per ora ancora non ci sono segnali drammatici, però un consiglio da... C'è la xylella che è quella per... Un consiglio da biologo, cerchiamo di diversificare le varietà, i cultivar di olivo, perché è una regola fondamentale, non far trovare la tavola imbandita a un parassita. Chiaro, quindi più cultivar. Più cultivar e poi il consiglio che abbiamo dato proprio ieri, ricordate, quando pulite il giardino anche sotto gli ulivi, lasciate appezzamenti verdi, soprattutto in questo periodo con i fiori, perché arrivano proprio gli impollinatori. E adesso grazie Francesco Pedretti per essere stato con noi.